Buongiorno, sì. Secondo voi che è successo stamattina, sì? Sì, che è successo, eh? Sì, sì, sono cantante, sì. Che è successo stamattina, secondo voi? Eh? Sì, sì, cazzo. Scusate, ma stamattina è successo di nuovo. Tra l'altro mi stanno a guardare tutti là. Fuori sta pieno e non perdetevi. Chi avrà svegliato il cantante? Non me lo fate ripetere perché sennò me li tra... Da nonno io mi ho rimesso a posto la vista, io mi ho rimesso a posto le orecchie, ma il cincillà? Quella è l'età, ma quell'età quando ci arriverai anche tu, 93 anni, il cincillà va giù, va giù fedele. E dove va? Fa la piscia e basta. Ah, ok, quindi anche una spiegazione molto scientifica. Poi a pial Viagra, tanto non viene su. No? No, no. Niente. Manco con la gru. Manco se il Papa gli fa una benedizione. Niente, ma chi fa la benedizione il Papa, niente. Niente. È l'età. È l'età, ragazzi. È una cosa fisiologica. Biologica. Niente, freghi, sono Serze. Mi sono scordato gli occhiali dentro la macchina di Carletto. Oggi è nuvolo, va bene, ma domani c'è il sole. L'avrò dar pià. Adè, finisco di fare i cappelletti e poi chiamo. Che bel pampurio, quanto sei bello, mamma sì, mia. Sì, che si sciacque, dico io. Ma buongiorno. Ah, che sega. Ma buongiorno. Sì, ma io scapsa io. No, le minacce no, però. Le minacce no, però. Svegliato stamattina come uno stronzo. Ma perché? Stavo tanto bene in tollezza che ti svegliamo con tutte le lampadine. Da basta. Ma io so perché sono... Ma io ci vengo da te in tolletto a svegliarti. No, ma non ci vengo per niente. Fermati, Dio, scalzo. No, vabbè, scalzo no, però... Cioè, fondamentalmente c'ha ragione. Cioè, le scarpe non ce l'aveva, aveva o no? O no? Ci leva le scarpe? Non ce l'ha. E allora com'è? Ma che ne so io. Senza... Perché non ce l'ho per comprarle. È scalzo, c'ha ragione, quindi... Va bene, eccolo, vedi. Vedi come te fa. Te fa... Vamo te! Vedi come te ah! fa. Oh, ma che fè? Levelo, mica si succhia così. Oh, Arzughe... Ma fai, porca madosca, eh? Ah. Ma tu Arzughe un po' beh. Troppo, ma che gli vuole... Fermate! Va a mangiare, sacco di coglione! Ma tu Arzughe... Ma sono cantante io, sì! Sì, sono cantante! Sta zitto anche tu, cammina! Dai cantanti, gli emeni, sì! Sì, si fa così! Mamma, sono cantante! Siamo in piena stagione di raccolta delle... Dormimo? Dormimo? Ma che cazzo è tu? Pubbiamo qualcosa? Ma che è? È la macchina... Stronzo! 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 Ma perché? Sei sempre tu! A rompi i coglioni che ma te ma pare fumo! E la scappa! Me la rompi i coglioni! Te ne la sei dormito! Andiamo a chiusare! Fattene! Accessibile. Sì, è vero, quello che è mancato è stato proprio molto del contatto umano. Guarda che ti ha dato il studio. Cliente, che ti ha dato? Accorgere di determinati. Ti ha dato un pezzo di carta. No, questo è mancato, è vero. Chiaramente quest'anno abbiamo ricominceremo con questi. Oh, ma questo è stato qui a rompicoglione. Va di là, va di là. Va di là. Via. Guarda gli ulivi, guarda! Che possono contare guarda, su un prodotto di guarda. Assoluta qualità e noi apprezziamo le qualità di questo prodotto che non è tutto notte e l'uliva nella scheda curata da Stefano Fantini. Se non si chiama anche t'ho fregato, sì, ma... Niente tangente oggi, mi dispiace. Ah no, ma porca maia! Ah, questi sono buoni, eh.
Basta che io neanche con quello di Filippo. Dai un bacetto. Ci vedremo domenica sera o lunedì. Va bene? Non c'è bellino. Madonna. Fermate! Mannaggia! Mi fa male che c'ho la cervicale. C'è la cervicale, dai, mettiamo a posto anche quello. A riportare. Dai un bacetto. Ma non va, mica va a Napoli. No? Oh no, chi ce l'ha le mozzarelle? Dal convento i frati. E quelle come le tue. Ma... come cazzo è possibile? Una scende, se è il coso, è il service dell'autogrill. Io boh, veramente. Boh. Prego attendere, validazione in corso. Ritirare la tessera. Manco grazie. Ma vaffanculo. Beh, che bello leggere questi messaggi. Veramente fantastico, raga. Sono soddisfazioni che vedevo lì. Poi adesso per un paio di giorni sarò fuori, ma è così. Uno si deve muovere, deve girare, deve conoscere, deve fa. Se rimani a casa non fai un cazzo. Specialmente per quello che voglio fare io. Quindi è giusto così. Sono sempre stato così. È il mio animo che è così. Poi raga, la gente è cattiva, ti giudica, sta sempre lì, sta aspettando, è proprio famelica. Già che siamo in tema di Halloween, ma raga, quando ci avete le risposte dentro voi stessi, dei commenti, fregatevene, andate dritti avanti e se potete ogni tanto fate una scoreggina come me, così, manda quando è, scoreggina, scusi. Cambiare mai, oh, mamma mia, oddio, ma ragazzi, Dio Cristo, c'ho 33 anni, che devo cambiare, ma manca di che cresco in altezza, perché sono un tozzetto e rimango così, che devo fare, cioè, proprio, che devo cambiare, che cambio, gli occhi hanno sempre quelli, e la bocca, ecco, c'ho lo spazietto sui denti, la lingua, 6 anni di linguistico, fononda, che manco sull'oceano Atlantico ce l'hanno. Con la lingua a cane di pisello, a pisello dei cani, fischiettante. Cioè, veramente, che devo cambiare. Oh, oh! Mi veni addosso però. Sono a Marina di Carrara, dal grande Patrick. Ecco. Ciao ragazzi. Ma dove siamo? Da Holy Street Store. Ma possiamo entrare? A voglia. Mamma mia ragazzi, venite. Guardate che bello. Dal mio amico Patrick, a parte, vabbè. Ci sta mai male. E poi guardate che bel negozio. Va, vieni qua. Che ti fai vedere? Faccio vedere scarpe. Scarpe e non solo. Vi presento anche Giada e Aurora. Ma fateci vedere qualcosa. Dai. Allora. Vai, guarda felpe. Big money. Top, sempre. Di qua, adesso sinistro, vedi? Disclaimer. Mamma mia la roba, guarda che bello, anche questo. Al top, male. Ragazzi, se siete qua o vicino, venite a trovarli, sì. a trovarci, eccole. Il piano di sopra, vedete, stiamo sopra. Guardate qua, tante fiamme, eh. Giada, che famo? But not. But not, vai. Antisocial? No, allora no, dai. Comunque, veramente top! Fate un saluto. E aspettiamo! Arrivato a Firenze, ovvia! Ovvia, a Firenze! Ovvia! Bello! Bella Firenze! Magari una macchina a mia immagine e somiglianza, perché l'Abarth che ho proprio partorita io, ma grazie alla Parisi Dakar che ringrazierò sempre. Grazie ragazzi, grandi. Ci senti bene adesso? Ambe, adesso che sento? Sento anche a nasci i peli. Che peli? I peli dentro la succa. Ma non siamo adesso, addirittura. Oh, fermati. Allora va la... Opa! Oh! Che strilli!
Come strillo? No, no, parla piano. Adesso tocca parlare piano. Mi assordisce. Questo sono... è il momento dell'apparecchio. Dopo torni a essere come eri prima, a urlare. No, no, io non urlo per niente. Se no, se tu che strilli. Lui non urla, lui non urla per niente. Ha detto il dottore. Lui non è lui, certo che è lui, incredibile. Ha detto che ti sei presentato con quest'attrezzo. Stavo per dire Luca, Madonna, sai, c'è il cantante anche te, oh. È una tra cantanti. Attenzione. Attenzione. Attenzione, vai, ci siamo, ci siamo. Ci siamo, ci siamo. Vai. Mamma mia, che figata, raga. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Back home, aria di Firenze. Che posticino che c'hai là, eh? C'hai sempre i posti brutti, Teo. Oggi cambiamo. Azzurro. Il pomeriggio è tutto azzurro. Madonna, mi sembra di sta da San Francesco. Che te l'ha fatta Giotto questa? Mamma mia, oh. Ma il giudizio universale, anzi la Cappella Sistina. Mamma. Che è successo? Ma quanto sei carino questa pettinatura nuova, mamma mia. Ora quanto alla è bello. Francese. Hai fatto lo scrimme, se? Alla francese. Alla francese, Federico Scavò. Per Federico Scavò. Ma queste sono per l'aeroporto di ieri, per il rumore. Attenzione, sta atterrando. Oh! Che cazzo di romantica! Jack is very boss. Quale scarico?